Salve, bentornati a Gaia, il libro della terra e ben ritrovato Marco. A te Susanna e a tutti i nostri telespettatori. Come vedete abbiamo deciso per questa nuova edizione di incominciare uscendo dallo studio e portandovi con noi, portandovi eh, a scoprire, eh, a vedere con, proprio con i nostri occhi eh, le criticità ambientali di cui parliamo nelle nostre trasmissioni. Quindi abbiamo deciso di partire da una provincia che di sicuro non ha eh, assenza, carenza di argomenti ed è quella bresciana, vero Marco? Assolutamente sì. Non è un caso che la provincia di Brescia sia stata definita la terra dei buchi, perché ha il massimo di concentrazione di discariche di tutta la Lombardia, perché è la terra che è stata più inquinata da tutta una serie di scelte che in passato sembravano scelte razionali, ma che in realtà con il processo di eccessiva industrializzazione, senza prevedere poi dove le scorie potessero essere messe in sicurezza, si è rivelata appunto la Terra dei Buchi perché abbiamo una quantità incredibile di discariche e malgrado questo siamo nel 2020, Susanna, lo diciamo i nostri telespettatori, si assiste molto spesso da parte dei comuni, della provincia, ma anche delle istituzioni sanitarie e di controllo ambientale quella che definirei una fuga dalle proprie responsabilità. Sì Marco, ma c'è anche un altro fattore, lo vedremo proprio in questa puntata perché tutto non potremo farvi vedere, magari faremo più puntate. C'è anche il fattore delle progettualità, questa è anche purtroppo una terra feconda di progettualità che vanno, ahimè però, in direzione non della tutela ambientale come dovrebbe essere, ma di eh, portare ulteriore danno. Per cui partiamo proprio da qua. Per, a, oggi siamo a Montirone, vedete alle nostre spalle il Comune, qui c'è un progetto, ne discuteremo fra poco poco con i nostri ospiti che ci incontrano fra pochissimo. Incontriamo due membri del comitato eh, Bitumificio No, grazie perché il Bitumificio è proprio un progetto che interessa Montironi che ha avuto anche il via Libera recentemente anche un po' a sorpresa. Diciamo comunque io ve li presento, sono Marco Girelli che è il presidente. Buonasera, buona, buona giornata, buona serata a voi, grazie dell'invito e grazie di averci dato questo spazio. E poi c'è il vicepresidente Aristide Conti, salve. Buona serata a voi, grazie e ringrazio Telecore per averci dato la possibilità di poter portare oltre al confine Montirone le problematiche ambientali che ci sono, grazie mille. Ecco perché non c'è soltanto la questione del bitumificio, fra poco ci andremo anche sul posto per farvi vedere, ma ce ne sono anche altre. Abbiamo purtroppo sul nostro territorio una quantità indicibile di criticità, di ecomostri e di situazioni veramente molto preoccupanti. Oggi ne vedremo due: il bitumificio che è la criticità che ci ha fatto nascere tre mesi fa, poco più di tre mesi fa, e per il quale ci siamo impegnati tantissimo e per il quale abbiamo depositato insieme a alcuni di Satollo e poi Montirone dei ricorsi al TAR appunto per impugnare il permesso a costruire, che è stato già dato. E poi un'altra criticità che ci preoccupa tantissimo, che è veramente qua dietro le nostre spalle, vicinissimo alle case, è la Metalli Capra, gli sono stoccati 21.867 kg più, kg meno. Problemi di materiale radioattivo, quasi 22 tonnellate di materiale radiocontaminato. Ecco, poi lo vedremo, però ci sono anche altre cose qua. Altre... Sì, poi ci sono, abbiamo discariche abusive, abbiamo un fontanile dove servirà un lavoro incredibile anche dal punto di vista economico, solo per capire la quantità di rifiuti di qualsiasi natura che sono stati messi lì dentro. Abbiamo altri un altro bitumificio qua vicino, abbiamo eh, più che discariche, abbiamo una quantità incredibile di... Cave, abbiamo cave dappertutto. Noi abitiamo Venezia e non lo sapevamo. Poi sarà nostra cura mostrarvi una sezione geologica appunto per poter dimostrare tutto questo. A poca distanza da case e case in costruzione possiamo vedere siamo proprio fuori dalla Capra. Qua c'è un sacco di roba, possiamo dire qua dentro. C'è stato anche l'annuncio di vari milioni di euro, 5 milioni di euro che dovevano essere stanziati per la messa in sicurezza, la bonifica, ma è tutto fermo. Cosa c'è qui? Sì, io volevo fare un breve riepilogo. Lo stabilimento qui di Montirone è. È stato, eh, la raffiniera di metalli Capra è fallita nel 2019, lo stabilimento è fermo però ahimè purtroppo all'interno rimangono stoccati i rifiuti contaminati da Cesio 137, nella storia se ricordiamo Chernobyl, ecco, all'interno ci sono questi rifiuti. Sono 21.870 kg circa. Eh, qui sono stati stanziati un milione di euro per iniziare questa bonifica, però è ancora tutto fermo, proviene tutto dal Ministero dell'Ambiente. Speriamo che a breve si risolva questo problema. Però purtroppo, mh, oltre allo stabilimento di Montirone la raffineria Metallicapra aveva la sede principale a Castelmella e eh, è interessato da un inquinamento anche lì radiocontaminazione all'interno del parco del Montenetto. È stata dichiarata all'interno del parco Monteneto la più grande discarica d'Italia per quanto riguarda i rifiuti radiocontaminati. Si parla di 82.500 tonnellate di rifiuti eh, depositati in una ex cava all'interno del parco del Monteneto. Quindi potete pensare eh, all'interno di, di questo parco, tra l'altro un parco regionale, cosa ci possa essere e le problematiche che stanno nascendo poi per il discorso legato al percolato. Ultimamente hanno risolto il problema del Percolato aggiungendo dei serbatoi in più, ma è solo una cosa provvisoria e temporanea. Il, il problema è anche proprio delle scorie, il problema della gestione di questi rifiuti e qua purtroppo il Bresciano fa le, le spese di, di questa eh, mancanza. Non c'è dubbio perché la provincia di Brescia, come abbiamo detto, è la provincia che in Lombardia ha più discariche, ma discariche di ogni tipo. Qui diceva giustamente il rappresentante del comitato locale di Montirone: qui ci sono scorie radioattive di un certo tipo, cesio 137, sono bidoni praticamente. E quindi non basterà la bonifica dell'impianto perché è chiaro che questo impianto è contaminato anche nelle pareti. È contaminato perché il cesio radioattivo ovviamente deve essere trattato con la massima sicurezza. Lo diciamo i nostri telespettatori. Le centrali nucleari in Italia, in Europa, qui si parla anche di Chernobyl, hanno bisogno di un decommissioning che in realtà pesa soprattutto sulla. Sul, sui conti pubblici dello Stato, basti pensare che poi qui questi bidoni andranno portati e messi in sicurezza in quello che ancora manca in Italia, che è un deposito nazionale, non solo temporaneo, ma definitivo, manca anche quello temporaneo, di tutti i tipi di scorie radioattivi. Do, diciamo ai nostri telespettatori, chi l'avrebbe mai detto che qui in provincia di Brescia-Montirone ci sono anche scorie che vengono da Cernobi. Quindi è quasi un deposito internazionale, <ride> purtroppo. Abbiamo eh, lasciato adesso la Metalli Capra che è proprio di fronte a me, invece alle mie spalle abbiamo un'acciaieria, l'acciaieria di Montironi, qua ci sono altri problemi, altre scorie e vorrei ricordare tutto attorno anche ci sono diverse discariche. Sì, siamo davanti all'acciaieria Alfa di Montirone. Qui all'esterno dell'acciaieria sono depositati 240.000 metri cubi di scorie. La provincia di Brescia ha dato l'autorizzazione per il trattamento di queste scorie per inertizzarle. Questo è un problema che l'autorizzazione inizieranno a breve a trattare queste scorie, però nell'arco di un chilometro circa di raggio ci sono altre problematiche, c'è un'altra un discarica che risulta sempre nella blacklist regionale delle discariche che è l'ex discarica Bonomelli. Anche lì sono stati sotterrati delle scorie, dei rifiuti e poi sempre sul confine Montirone c'è un, un fontanile, anche lì sotto sono stati tombati dei rifiuti ma magari avremo occasione di parlarne nelle prossime, prossime volte. La T36, l'ex Cava Betulla è qua che dovrebbe sorgere il bitumificio che ha già ricevuto il via libera della provincia in giugno. Eh, per quanto riguarda la compatibilità ambientale, voi subito vi siete costituiti come comitato per contrastare questo progetto? Avete fatto anche un ricorso? Sì, Susana. Noi abbiamo saputo di questo progetto il 2 luglio e ci siamo costituiti immediatamente a metà luglio, il 16 luglio e abbiamo fatto questo comitato con l'intento appunto di cercare di fermare quello che secondo noi è uno scempio dare permesso di costruire un bitumificio in questo luogo così vicino alle case di Montirone per darvi dei numeri siamo a poche centinaia di metri da un bed and breakfast appena costruito a poche centinaia di metri c'è un centro ipico onlus dove dei disabili fanno ipoterapia a un chilometro abbiamo l'asilo nido, abbiamo le scuole, quindi veramente qualcosa di insensato. Stiamo facendo questo ricorso appunto contro la provincia perché eh, ritorni sui suoi passi per quanto riguarda questo provvedimento. Qui sorge l'antica cascina betulla, una cosa, qualcosa di storico per Montirone. Molti, molte famiglie sono nate in quella cascina, hanno vissuto in quella cascina e all'inizio questa cava aveva un progetto di recupero ambientale a fine escavazione veramente molto interessante, fatto secondo noi molto bene, con una progettazione veramente ottima, in cui c'era un recupero ambientale, il recupero paesaggistico, faunistico, pista ciclabile, area ricreativa, non ultimo la cascina betulla. Recuperata, doveva essere restituita alla comunità perché non usufruisse. Ovviamente, se venisse costruito il bitumificio, quest'area diventa area di produttiva, quindi non più di escavazione, con buona pace del, di questo recupero ambientale che, ahimè, ci vede sottrarre qualcosa di molto importante, un polmone verde per la comunità. Quello che vogliono fare qui, perché io prima ho detto uno scempio, un, lo chiamo un ecomostro in quanto si parla di 440.000 tonnellate annue di materiale che uscirà da questa cava, sotto forma di materiali cementizi, di bitumificio, recupero del presato. ARPA ha già stimato un aumento solo per l'approvvigionamento e l'uscita dei materiali di più dell'80% del traffico pesante. Si parla di 25-26 camion all'ora in un paese come Montirone. Quindi non fosse che per questo qualcosa di devastante. Abbiamo una, la falda acquifera molto alta, quindi estremamente sensibile. Vera, se qui nascesse il bitumificio ci fosse un guasto, saremmo veramente poi a lamentarci di quello che si poteva fare e non è stato fatto, perché sarebbe veramente un disastro ambientale per il nostro paese di dimensioni veramente veramente catastrofiche. Marco, nel nostro peregrinare nel Bresciano siamo arrivati a Montichiari. Qua ci troviamo alla confluenza non di due fiumi, ma di, due, di una discarica con una cava. È soltanto eh, una, uno dei tanti diciamo, ambienti di questo tipo che ci sono in questo territorio. Siamo con Diego Bodei di Lega Ambiente Montichiari che ci spiega dove siamo e anche un po' le caratteristiche purtroppo di queste discariche cave. Qui siamo quello che noi spiritosamente ma non tanto definiamo il crocevia delle discariche perché qui ne vedete una eh, che si chiama Icoeternit per l'amianto attiva, un'altra attiva a pochissimi metri di distanza l'una dall'altra per rifiuti principalmente industriali che si chiama Jedit, in lontananza ce n'è una che è cessata da poco, che è invece per eh, rifiuti eh, anche quel... Di vario genere che si chiama Bernardelli e arrivando eh, ce n'era un'altra, un anzi sono due sorelle eh, che si chiamano Valseco 1 e Valseco 2 per rifiuti tossico nocivi. Quindi qui Credo di poter dire eh, che è nata per forza di cose l'idea eh, poi in regione Lombardia di realizzare eh, all'interno del piano regionale rifiuti il cosiddetto indice di pressione che noi eh, purtroppo definiamo indice di pressione eh, Montichiari perché proprio dal la iperconcentrazione che è stata realizzata qui si è deciso, quantomeno di stabilire un criterio tale per cui non si possono superare eh, 145.000 metri cubi per chilometro eh, quadrato se si vogliono realizzare nuove discariche. Per cui è stato stabilito che più di 150.000 km3, cosa che Montichiari ha, eh, non possono essere in quella eh, realtà, in quel comune, realizzati o ampliati o realizzate eh, nuove discariche. Nuove discariche. Che, ha salvato questa cava che per esempio ha reso per il momento, eh, non, non ha consentito la realizzazione di una discarica in questa enorme cava che vedete qui che si chiama Padana Green. Ecco, allora però l'indice eh, comunque di, di pressione ci riporta anche all'importanza di una valutazione ambientale che sia sempre un po'. Eh, globale prima di qualsiasi tipo di autorizzazione. Alcune sentenze hanno dato ragione di questa recentemente di, di, di questa realtà, però ehm, per la maggior parte ci si muove ancora su tutt'altra direzione. Io credo che la cosa interessante, forse in un qualche modo replicabile, interessante al di fuori di Montechiari è stata questa: che a Montechiari siamo riusciti con un lavoro lunghissimo, soprattutto il Comitato S-Terra, di cui purtroppo stamattina non poteva intervenire il Presidente, a eh, fare, fare al Comune alcuni anni fa, cofinanziandolo tra eh, eh, associazionismo ambientalista e eh, comune, uno studio sugli impatti cumulativi che era un concetto che faceva fatica a entrare nella logica delle valutazioni di impatto ambientale, cioè tutte queste discariche che qui si sono realizzate sono sempre state realizzate ignorando ogni volta che veniva fatta la valutazione di impatto ambientale cosa c'era all'intorno, addirittura all'intorno di 50-100 metri di distanza. Per fortuna il ragionamento degli impatti cumulativi è cominciato a entrare anche eh, nelle normative eh, regionali, dico regionali e non nazionali proprio perché un tentativo che l'ambientalismo bresciano eh, più vasto sta tentando da tempo di fare senza esserci ancora riuscito è proprio quello di fare sì che l'indice di pressione eh, ambientale eh, per le discariche è stato... Realizzato e sta funzionando in Lombardia, lo diventa a livello nazionale e non è stato ancora recepito a livello nazionale. Ci ah, sono state delle proposte da parte di alcuni parlamentari, ma eh, questo principio non è passato. Allora, poi c'è anche magari qualcosa da dire per quanto riguarda il piano Cave che è qui in provincia di Brescia. Beh, non c'è dubbio, eh, possiamo dire che la realtà bresciana. È stata la capitale purtroppo del pernumero di cave, come ha detto appunto il rappresentante di Lega Ambiente. E il problema qual è? Che si sono fatti dei buchi. Non a caso è anche la terra dei buchi, eh, come si dice rispetto alla Terra dei Fuochi attorno a Napoli, e invece la Terra dei Buchi richiede grandi investimenti perché bisogna sanare e bonificare. E questo è un grande tema. Sappiamo che. La normativa a livello nazionale è ancora un po' arretrata, nel senso che ci sono tanti siti da bonificare che vengono considerati nazionali, ma la maggior parte sono considerati regionali e proprio per questo, quando adesso arriveranno... Questi soldi per la transizione energetica da parte dell'Unione Europea bisognerebbe che proprio le reti ambientaliste, ecologiste si facessero sentire per riorientare verso l'ambientalizzazione, verso una bonifica integrale appunto territori come questi di Montichiari e Vighezzolo, che sono stati colpiti negli anni passati da un numero eccessivo eh, di pressioni come giustamente è stato detto. Qualche passo è stato fatto, questo che la Regione Lombardia ha, riceputo, ha ricepito grazie alla mobilitazione degli attivisti. Questo concetto, che è un concetto di buon senso, perché è evidente che l'indice di pressione va calcolato soprattutto di fronte a un sistema complessivo di impatto territoriale, mentre le normative in passato, ma anche adesso, considerano semplicemente separati uno per uno ogni tipo di richiesta di autorizzazione, quando invece è evidente, come diceva appunto i rappresentanti Lega Ambiente, che l'impatto ambientale è una sommatoria di realtà che naturalmente aumentano l'indice non solo di pressione, ma poi le conseguenze negative sulla salute, sull'ambiente, sull'inquinamento, sull'aria, sul suolo e quindi questa è una conquista legislativa che assolutamente noi auspichiamo che venga realizzata anche a livello nazionale al più presto. Ecco, per il momento c'è qualche moratoria o la richiesta di qualche moratoria per nuove discariche? qua? Allora, per noi, eh, per noi, per Pedizzole e per Calcinato, tutti e tre questi comuni hanno superato il cosiddetto indice di pressione, per cui nuove discariche o l'ampliamento di discariche esistenti dal 2014 in poi è stato bloccato. Ripeto, però, noi siamo sempre nel timore che prima o poi, soprattutto visto che la normativa è rimasta solo della, della regione Lombardia, eh, l'indice di pressione, eh, se cambia il vento eh, a livello amministrativo, possa, eh, possa essere tolto. Anche perché, come si diceva, di altri buchi da riempire qui ce n'è un'infinità. <music> Ci piacerebbe mettere tantissime cose nella nostra puntata, tanti contenuti, però ovviamente per poterli affrontare. Vorrei chiudere allora questa puntata con una considerazione. Qual è il ragionamento che si può fare su quello che abbiamo visto e le situazioni eh, con cui siamo venuti in contatto? Ma la considerazione è che mentre i cittadini riescono a capire che bisogna, come dire, cambiare pagina, dare una svolta, investire molto di più sulla salute, sull'ambiente, su quello che si chiama un nuovo modello di sviluppo, sembra invece che le istituzioni, gli enti locali molto a fatica, la provincia come ente, la regione siano ancora istituzioni che guardano al passato. Per esempio, abbiamo visto nella puntata di oggi che è ancora fortissimo il partito del cemento, ci vuole ancora tanto cemento, bisogna ancora costruire strade, autostrade, invece di investire sulla ferrovia e ancora una volta si pensa al bitume, si pensa a un cementificio, come appunto abbiamo visto nella puntata di oggi, e non ci si rende conto che servirebbe invece molto di più proprio guardare a quelle che sono le nuove linee anche che vengono dall'Europa. Avremo grandi finanziamenti come Italia per quanto riguarda la cosiddetta transizione ecologica e allora l'appello che noi facciamo è che la politica, gli enti locali ascoltino di più i cittadini che già hanno capito che serve questa transizione ecologica guardando molto di più al futuro investendo sulle nuove energie rinnovabili, chiudendo le discariche e mettendo l'ambiente al primo posto perché perché l'ambiente è la nuova qualità dello sviluppo, perché le energie rinnovabili creano occupazione e perché proprio serve come dire, uno sguardo nuovo e quindi che la politica si rinnovi, ascoltando i cittadini. Basta partito del cemento, guardiamo al futuro, usiamo le risorse che verranno date e sono già pronte per l'Italia perché ci sia questo cambiamento di rotta.